arrivano, arriva, prestito, prestito, ci sono un sacco di squadre che lo vogliono. Quando hai saputo l'interessamento di Vicenza, come stava questa trattativa? Se tu hai scelto Vicenza per qualche motivo? È stata una trattativa abbastanza lunga, sapevo che c'era l'interesse della società, e però queste cose poi è normale che non si possono fare in un paio di giorni, perché le trattative si fanno sempre in tre, e quindi bisogna trovare la quadra di tutto, ci vuole tempo. E in più io pensavo di dover rimanere a Monza, poi le cose sono cambiate, quindi anche per questo si è allungato un po', e mi sono preso un po' di tempo per pensarci, nel senso che è stato un po' un fulmine a ciel sereno il fatto che dovessi andare via. E non te l'aspettavi tu? No, non pensavo di andare via, perché poi le cose sono cambiate per tanti motivi. Io ho deciso di venire a Vicenza e sono contento della scelta che ho fatto. Cos'è che è cambiato questo settore? Non lo so, nel senso, io essendo arrivato a gennaio, avendo 3 anni di contratto, altri 3 anni di contratto, l'idea era quella di rimanere lì, non mi ero posto il problema di cambiare. Quando le cose sono cambiate, il cambio di allenatore, comunque abbiamo mancato l'obiettivo, tanti giocatori in rosa, abbiamo deciso che era meglio così, e io comunque sono felice di essere qua, ecco, non è stata una scelta obbligata, è stata una scelta voluta. Cos'è che ti ha convinto a venire a Vicenza? Vabbè, Vicenza, non serve che lo dico io, è una piazza storica, una piazza importante, con un tifo importante che in Serie B non è facile trovare, e in più io sono stato un anno e mezzo a Cittadella, conosco anche la zona, mi è sempre piaciuta, venivo spesso a Vicenza con la mia famiglia a fare una passeggiata, e quindi è stata quasi facile, dai, come scelta. Hai già parlato con mister Di Carlo? Sì, ci siamo allenati ieri e oggi, quindi ho avuto modo di parlarci. Quindi non hai le prime considerazioni di questi allenamenti? No, due allenamenti, non posso dare una considerazione. Sicuramente è un mister importante, con tanta esperienza, che ha fatto tanti anni la Serie A, quindi io sono a completa disposizione sua e del gruppo per cercare di fare il meglio possibile. C'erano diverse squadre che cercavano, proprio il fatto che è una piazza importante. Io fino adesso non ho giocato in piazze con un tifo come questo, come c'è qua, e quindi avevo anche voglia di giocare in uno stadio importante, con una maglia addosso importante e con una tifoseria che se riapriranno gli stadi e potrà esserci, sarà sicuramente determinante per il risultato. In questo motivo è passato, come dicevi prima, delle passeggiate a Vicenza. Cosa conosci per la città, per le piazze, per un angolo? No, principalmente venivamo per cambiare, venivamo principalmente in centro, facciamo una passeggiata in centro, e mi piace la città in generale, l'aria che si respira, è una città che mi piace molto. Hai parlato di risultati, di occhi e di sicuro anche in centro. L'obiettivo di fare bene a livello di squadra, di cercare di arrivare più in alto possibile. Poi ad oggi io non posso dire dove arriveremo, però sicuramente io sono stato abituato e penso che il mister e i miei compagni della società ragionino così, che si va sempre in campo per vincere tutte le partite. E non ci riusciremo sempre, perché nessuno ci riesce sempre,
però l'importante è avere quella mentalità lì di scendere in campo per vincere e cercare di vincere più partite possibili nell'arco del campionato. Davide, cosa non ha funzionato nel passaggio da Pordenone a Monza? Ma non lo so, quando si cambia squadra a gennaio non è mai semplice, non è mai semplice per tanti motivi. In più, comunque, a Monza sicuramente non hanno funzionato delle cose che non so dire quali siano, però se non siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo sicuramente qualcosa non ha funzionato. E non sta a me e non saprei neanche dire che cosa, ma adesso comunque sono qua, acqua passata, le teste su Vicenza, so quello che posso fare, che posso dare e non ci penso più, è andata così. Primo impatto con il gruppo, con i compagni, immagino che qualcuno lo conoscessi, non era parte da avversario? Anche da... Sì, non ci ho mai giocato insieme con nessuno, però poi ci si conosce bene male tutto. Già prima di venire mi ero informato sul gruppo e me ne avevano parlato tutti benissimo. L'impatto, il primo impatto che ho avuto è stato molto positivo perché è un gruppo di bravi ragazzi, un gruppo sano, ha voglia di lavorare e quindi penso che mi troverò alla grande. A chi avevi chiesto? Ah, vabbè, ma... A qualche ex compagno? Sì, 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 si conosce, poi non a nessuno di qua. Questo no, certo, tra compagni? Sì, 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 poi ci si conosce tutti, bene o male, si sa un po' come sono le dinamiche per le squadre. Ti tenevo a qualcuno di questi? No, perché l'apporto non ce l'avevo con nessuno. Senti, tu sei un giocatore che in questa categoria non ha bisogno di tante presentazioni, però abbiamo visto che sai occupare vari ruoli nel fronte d'attacco. Secondo te qual è il ruolo dove tu puoi rendere di più, dove ti senti più a tuo agio? Beh, sicuramente il ruolo in cui ho fatto meglio è giocando a due punte con un trequartista dietro, avendo la possibilità di attaccare lo spazio e magari di lavorare insieme, nel senso di tenere occupato, se i difensori devono preoccuparsi di due giocatori magari è più facile trovare gli spazi per arrivare in porta. Però ripeto, io sono a completa disposizione, non c'è problema se devo fare il terzino, faccio il terzino, l'importante è che la squadra abbia i risultati. Ecco. Speriamo no. Sotto questo aspetto? Speriamo no. No, senza per dire, sono a disposizione dell'allenatore. Sotto questo aspetto hai già fatto qualche parola con l'allenatore sul tuo impiego oppure è ancora presto? No, non abbiamo parlato. Abbiamo parlato lui quando ci ho parlato, mi ha parlato del gruppo, di come si sta a Vicenza, della piazza e il fatto che lui vuole una squadra unita, che rema tutta dalla stessa parte, e ancora di tattica, diciamo, di tecnico-tattica non abbiamo parlato. Senti, la società ha parlato di alzare un po' l'asticella rispetto alla scorsa stagione, no? Tu puoi essere considerato un top player per la categoria, almeno uno dei primi cinque, prego, almeno uno dei primi cinque attaccanti sicuramente. La senti come una responsabilità oppure la dividi con il resto della squadra? No, no, la sento come una responsabilità, come è giusto che sia, perché comunque la società mi ha voluto fortemente, però ripeto, da solo non faccio niente, non fa niente Cristiano Ronaldo, figuriamoci io. Però sono convinto che, almeno dalle prime impressioni che ho avuto, che questo è un gruppo che può permettersi di voler alzare l'asticella, perché è un gruppo unito dove tutti si vogliono bene, tutti vengono dalla stessa parte, hanno voglia di lavorare. Questa è l'impressione che ho avuto io, quindi dalle prime impressioni credo che si possa fare un buon campionato. A dire Vicente in prestito, se portare c'è qualche clausola di volta di obiettivi? No, ma questo non mi interessa essere qua in prestito, 3 anni di contratto, 2 anni. Io sono qua, penso a far bene quest'anno, ad aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi. Poi tanto le formule valgono quello che valgono, perché poi si può
può andare via dopo 6 mesi, si può arrivare in prestito e poi rimanere, non è questo che mi preoccupa. Io sono venuto qua per aiutare Vicenza, per mettermi nelle condizioni di cercare di fare il meglio possibile e basta. Questi sono discorsi che riguardano poi principalmente la società, il procuratore, non è una cosa mia. Ci sono Vicenza, Giacomelli, Dal Monte, Lanzafame, ma i tifosi stanno già cominciando a sognare questa coppia di Dio Mezzorini, coppia Super Bowl. Poi sarà il mister a decidere chi dovrà scendere in campo. Io sicuramente mi fa piacere essere in un gruppo dove ci sono così tanti bravi giocatori, perché quando si alza la competizione poi bisogna anche alzare il livello negli allenamenti e questo ti porta poi il sabato a tirare fuori qualcosa in più, perché sai che se non fai bene magari la partita dopo può giocare un'altra, quindi la competizione sana fa sempre bene, fa crescere il gruppo. Almeno hai già segnato, perché ce lo ricordiamo tutti sotto la Nord. Sì. Il gol con il Pesaro. Se no li fanno tanti altri. Stadio che ti porta bene magari. Speriamo. Sicuramente è uno stadio bellissimo, storico, quindi è un onore poter giocare qua e vestire la maglia di Vicenza. E abbiamo visto ieri che osservavi la foto di Paolo Rossi. No, infatti per quello dico, infatti ho scritto onorato di vestire questa maglia perché l'hanno vestita giocatori appunto del calibro di Paolo Rossi, di Roberto Baggio, quindi essere qua per me è un onore. Anche questo ha fatto prendere l'ago della bilancia verso Vicenza, perché è una maglia pesante, insomma, una maglia importante, quindi è un orgoglio poterla indossare. Chiederai il numero 9? Cercherò, vorrei prenderlo, poi si sa come funziona. Magari lo vogliamo più di qualcuno, vedremo come è. Lungo? Vedremo come fare. Ascolta, com'è la vita di un po' da campo? Da quando è nata mia figlia, diciamo che appena ho un po' di tempo cerco di starle vicino, di fare il papà principalmente. Comunque, 4 anni. E non sono un ragazzo abbastanza tranquillo, sto con la mia famiglia, magari usciamo a cena, fare una passeggiata, un aperitivo, così non facciamo niente di strano, ormai sono grande. Avevi a Vicenza dopo una carriera lunga, tanti anni con i dilettanti, hai segnato degli stadi della provincia, sarai di partitissimo, dicevo il fatto di una carriera in passato, arrivi al momento giusto? Penso di sì, penso che tutto il mio percorso mi avrebbe aiutato ad arrivare qui. E quindi sono molto contento e fiero del percorso che ho fatto, perché sono stato bravo e ci vuole sicuramente un po' di fortuna, perché poi non è facile fare il salto dalla Serie B alla Serie B a prescindere dalle qualità, ci vuole anche un po' di intuizione, castare le cose, però questo mi ha aiutato a capire che il lavoro paga, quindi ho ancora tanta voglia di lavorare, di mettermi a disposizione e ho ancora voglia di fare bene, insomma, di confermarmi e continuare per lungo possibile a fare la differenza. Io sono un'ultima curiosità, qual è il tuo giocatore preferito, top, o quella cui ti ispiravi da bambino, che sognavi? Il mio idolo da sempre è Djibril Cissé, che ha giocato anche in Italia, alla Lazio, e poi ce ne sono tanti, Ronaldo il fenomeno era anche uno di quelli che guardavo da bambino, però a cui mi ispiro non saprei dire, perché comunque ognuno poi le sue caratteristiche, le sue cose, non è facile
se fosse così facile rubare qualcosa ai fenomeni.